Salve, buonasera. Scusate, mettiamo l'auricolare. Solo. Opa, eccoci qua. Mi vedete? Eccoci. Scusate. Problemi tecnici di auricolare. Allora. E voilà, e voilà. Eccoci, mi sentite? Ok, salve a tutti. Oggi puntata dedicata al West End Terrier, per gli amici Westie, eh? Una razza molto interessante, a me piace moltissimo. Penso che molti di voi l'avranno classificato. Come razza spero almeno che state studiando la biotipologia, perché è molto interessante studiare la costituzione del cane grazie alla possibilità di inquadrare il cane secondo la biotipologia, ci possiamo sicuramente rendere conto di tutte le patologie a cui il nostro cane è predisposto e quindi prevenirle in anticipo, questo è il concetto. Quando noi conosciamo la costituzione del nostro cane, conosciamo il metabolismo del nostro cane e quali sono i punti deboli quindi del nostro cane. In questo caso parleremo quindi del West Highland. È una razza ovviamente che quando, tutti voi sapete, è una razza scozzese. Nell'Ottocento il colonnello Donald Portalock iniziò ad allevare questa razza. In realtà deriva da un'altra razza molto interessante che è il Cairn Terrier. Cairn perché? Perché prende il nome proprio dalle rocce tipiche scozzesi, che hanno sono le rocce scure. Infatti il Cairn all'inizio quindi è un terrier un pochino come un Westie, immaginate un pochino come un Westie però un colorito scuro. Da lì poi c'è stata la selezione, è stato trasformato in un manto bianco. Perché? Perché durante la caccia si era visto che questo animale, questo Westie, veniva diciamo scambiato per una volpe. Allora giustamente decise il colonnello di allevare dei soggetti con manto bianco in modo tale che non potessero essere presi per delle volpi. Quindi deriva dal Cairn Terrier, una razza anch'essa molto interessante. Fanno parte sempre più o meno della stessa linea Terrier. Ovviamente poi c'è stata un'evoluzione in questa razza, c'è stata tutta una serie di accoppiamenti. Adesso il nostro Westie, molti di voi lo chiamano così, gode di tantissima popolarità in Italia, è molto presente. Buonasera a tutti, scusate se c'è stato un leggero ritardo per un problema tecnico perché c'è stato un cambiamento di Facebook. Ho visto che è cambiata la diciamo il posizionamento della diretta. Vabbè, comunque, allora parliamo un attimino di queste caratteristiche di questo cane. Quindi, che biotipo è questo cane? È un cane che sicuramente dalla struttura, avete visto, dalla struttura questo collo un po' taurino, da una muscolatura abbastanza sviluppata, è brevilineo, quindi ci fa pensare a un biotipo sanguigno. Sanguigno anche da un punto di vista comportamentale, è un soggetto focoso, socievole, quindi il sanguigno è tendenzialmente un soggetto che si dà sempre, focoso, difficilmente si esaurisce, a differenza invece del bilioso e del nervoso, che hanno questo punto debole, difficilmente, quindi che a un certo punto si esaurisce, invece il focoso, il sanguigno si dà sempre, ha un'energia superiore in questo, se vogliamo, difficilmente si esaurisce quando entra poi in una situazione di scompenso. Ma è tendenzialmente, da un punto di vista caratteriale, è un soggetto focoso, esuberante, che ovviamente se poi va nell'eccesso di questo suo carattere, quindi se c'è un eccesso poi
di dopamina, che è una responsabile poi di questo suo carattere particolarmente focoso, se poi incomincia ad aversi un eccesso di questo neurotrasmettitore, può andare incontro poi a situazioni, diciamo, di psicosi, addirittura di aggressività. Ecco perché è importante l'alimentazione in questo tipo di cani. Quali sono i punti deboli, quali sono le malattie a cui è predisposto? Allora, in primis c'è da dire che c'è una malattia che si chiama proprio osteopatia craniomandibolare, che è una sorta di esostosi che si presenta in corrispondenza della mandibola, può interessare pure l'articolazione, quindi poi ha un certo dolore anche nell'articolazione. Questa si fa una diagnosi attraverso una radiografia. È importante perché è una malattia che si riesce ad individuare anche attraverso un esame del DNA, addirittura, pensate. Quindi tra i vari test del DNA di questa razza, oltre all'osteopatia craniomandibolare con la dicitura CMO, c'è anche un'altra malattia molto importante che è la cosiddetta Krabbe disease, cioè una mioclonia dovuta a un'alterazione, soprattutto a una leucodistrofia a cui questi soggetti possono andare incontro. Un'altra patologia molto presente è la cosiddetta White Shake Syndrome, siglata WSS. Attenzione, questa è una malattia che può essere presente anche nei primi mesi di vita, soprattutto nei primi mesi di vita. C'è un tremore persistente che peggiora con l'eccitazione e con lo stress, quindi c'è uno scuotimento della testa, a volte c'è una debolezza degli arti. Si può avere anche, diciamo, come dire, un movimento particolare degli occhi e della testa che a volte preclude anche una malattia del genere. È una malattia che molto spesso riconosce un'encefalite non suppurativa, quindi sono razze molto, diciamo, delicate da un punto di vista nervoso, quindi in un certo qual modo. La caratteristica del sanguigno, sapete, è l'infiammazione. Sono soggetti che hanno un'infiammazione importante, imponente. Questo lo manifesta ovviamente anche a carico della pelle. Ma parlando invece del sistema nervoso, questa malattia, questa cosiddetta White Shaker Syndrome, questo fa capire che è una razza che bisogna stare molto attenti all'intossicazione del sistema nervoso. Quindi coloro che mettono antiparassitari, fanno uso di questi antiparassitari molto tossici, pensate che a volte voi li mettete tra le scapole. Quindi in alcuni soggetti, se presentano dei segni del genere, è bene non metterli assolutamente, perché vuol dire che già c'è una sorta di infiammazione latente di questo sistema nervoso. Quindi attenzione, soprattutto se manifesta questi sintomi. Ripeto, che possono essere anche dei scuotimenti della testa, della debolezza degli arti, anche una mancata presa dell'animale può in certo modo essere dei segni iniziali di questa malattia. È una malattia che quindi anche attraverso il test del DNA si può quindi riuscire a focalizzarla e può essere presente anche in soggetti sani, cioè si può trasmettere anche tra soggetti sani. Quindi attenzione, quindi molto spesso quando si cominciano ad avere dei sintomi del genere, bisogna quindi fare una diagnosi al più presto. È una diagnosi che poi si fa per esclusione, perché ovviamente alla TAC generalmente questa malattia non dà dei grossi segni, non dà dei grossi segni. Si fa più che altro per esclusione. Poi, considerando la razza, quando si hanno degli scuotimenti, diciamo, delle ipertonie, degli arti, si pensa subito a una malattia del genere. Quindi attenzione a questa malattia. Non so se qualcuno di voi che è in collegamento ha un cane che presenta questa sindrome. Poi, come ovviamente questa sindrome, non so se ne ho parlato l'altra volta a proposito del barboncino del Maltese, del Bichon Frise, del Yorkshire, è presente anche in queste razze. Quindi attenzione anche a quei soggetti biliosi, nervosi, si può presentare questa White Shaker Syndrome anche in questi soggetti. Sono più che altro dei tremori,
a volte diffusi, che a volte sono passeggeri, possono anche perdurare per più tempo, quindi attenzione a questo tipo di sintomatologia. In questi casi come si cura? Beh, non c'è una vera e propria cura, soprattutto bisogna, secondo me, migliorare quello che è il neurotrofismo, cioè soprattutto il migliorare attraverso degli integratori come potrebbe essere l'acido alfa-lipoico, che migliora sicuramente la conduzione, diciamo, lo stimolo neuromuscolare e soprattutto antinfiammatori allorché ce ne sia bisogno. Sicuramente eviterei i corticosteroidei, ma utilizzare degli antinfiammatori più naturali. Abbiamo per esempio la boswellia, possiamo utilizzare anche l'artiglio del diavolo, ma soprattutto la boswellia dà ottimi risultati, oltre ovviamente l'acido alfa-lipoico. Poi altre patologie, sicuramente la pelle è uno degli organi che maggiormente viene presa come bersaglio in questi soggetti, perché il sanguigno, dice stessa parola sangue, ha un foglietto, diciamo, embrionale molto sviluppato, il mesoderma. Dal mesoderma che cosa sviluppa? Si sviluppa il sangue, si sviluppa l'apparato cardiocircolatorio e l'apparato respiratorio. Ma quindi è soprattutto un soggetto molto sanguigno, quindi tendenzialmente ha una pelle calda, infatti peggiora soprattutto nella stagione caldo, umida, caldo, classico per esempio durante il periodo estivo ci può esserci un peggioramento di queste dermatiti, queste atopie a cui va soggetto molto spesso ed è proprio il caldo che facilita questa infiammazione e soprattutto c'è un aumento. La predisposizione all'aumento della produzione di istamina. Quindi sono soggetti molto delicati da un punto di vista sia delle intolleranze che delle allergie. Quindi attenzione a non vaccinarli troppo, perché noi sappiamo che vaccinare troppo significa anche stimolare in maniera eccessiva questo sistema immunitario, creare una disregolazione di questo sistema immunitario e quindi diventa un sistema immunitario iperreattivo, quindi predispone alle allergie, a volte anche dei fenomeni autoimmuni, ma soprattutto fenomeni di tipo atopico. L'atopia è molto frequente in questo tipo di costituzione. E queste dermatiti, cosiddette hotspot, sono delle vere e proprie chiazze che si forma il cane. Perché? Perché sono delle dermatiti che bruciano, cioè il soggetto si sente proprio bruciare la parte e lui quindi con la bocca cerca proprio di alleviare questo sintomo, con la saliva rinfresca la parte, addirittura molto spesso si formano vere e proprie chiazze che poi si crea una cosiddetta piodermite, no? Si impiantano germi da qui la formazione di pus, ma anche di formazioni fungine, quindi si può avere anche subentrare poi la malassezza, quindi sono situazioni veramente molto spiacevoli. Per evitare questo bisogna stare molto attenti all'alimentazione, quindi sono pelli molto delicate, attenzione quindi all'uso anche di antiparassitari, di collare antiparassitari, che possono scatenare in queste razze degli eczemi importanti. Poi sono delle reazioni molto veloci, cioè dall'oggi a domani notate proprio delle chiazze che si forma il cane. Queste forme croniche, queste infiammazioni croniche, nel tempo possono creare degli spessimenti e degli annerimenti. Infatti si chiama proprio cosiddetta sindrome dell'armadillo, perché incomincia ad avere una cosiddetta struttura coriacea questa pelle, a furia di infiammarsi in maniera continua, si viene poi a depositare della melanina. E quindi dà una struttura proprio coriacea come l'armadillo, infatti si chiama poi detto armadillo syndrome, che è proprio caratteristica di questa razza, cioè è presente anche in altre, ma soprattutto in queste. Per esempio nel bassotto sappiamo che si crea questo ispessimento scuro molto spesso a carico dello sterno, sono proprio le infiammazioni croniche che nel tempo poi danno questo tipo di ispessimento e di colorazione della pelle. È una razza a cui va molto è predisposta alle malattie della vescica, ma soprattutto brutte malattie a livello di cancro della vescica. Molto spesso si creano delle cistiti ipertrofiche proliferative, infiammatorie, un'infiammazione molto importante. Ricordiamoci che il sanguigno quando si infiamma veramente in maniera eccessiva, molto abbondante, cioè proprio si diventa il fuoco. Ecco, immaginate il sanguigno, il fuoco, perché la componente proprio del sanguigno è proprio quella di riscaldare, di infiammare.
E queste cistiti poi si possono molto facilmente trasformare in tumori. Quindi attenzione soprattutto a chi fa uso di antiparassitari, queste sostanze tossiche vengono poi eliminate attraverso la vescica, quindi le vie urinarie, e in questa sede, a livello di vescicale, possono infiammare, possono riscaldare la parte, l'infiammano e poi da lì si possono trasformare in cancro. Quindi attenzione molto a queste cistiti recidivanti che molto spesso derivano sia da una disbiosi intestinale, ma anche molto spesso da un abuso di questi antiparassitari tossici. Anche in queste razze ovviamente c'è la presenza di queste pododermatiti, infiammazioni quindi della pianta del piede. Il soggetto sanguigno è un soggetto che emana molto calore e lui le tossine le elimina soprattutto dalla pelle, ok? Quindi questa pelle a volte quando c'è un eccesso, soprattutto quando c'è l'eccesso di proteine della carne che vanno a aumentare questa dopamina, quindi vanno a aumentare ancora di più questo stato, diciamo, focoso del soggetto, se vogliamo, che ha anche un'attività intensa sessuale, quindi c'è la componente sessuale molto accentuata in questo soggetto, nel sanguigno, e lo riscalda particolarmente, quindi un eccesso di carne riscalda ancora particolarmente questo soggetto e quindi non solo va a intossicare il fegato, che è un punto debole del sanguigno, ma crea proprio questa eliminazione di queste tossine che non essendo eliminate tutte da un fegato magari in sovraccarico, devono essere eliminate attraverso la pelle. Quindi anche dalle zampe soprattutto si crea una sorta di formicolio, poi da lì si va a leccare e dal leccamento poi si creano queste pododermatiti che sono molto scoccianti poi da eliminare, perché poi c'è tutto un trattamento topico, eviterei quindi quell'uso di antibiotici così a dismisura che non fanno altro che creare non solo di più, ancora di più quelle disbiosi che poi il soggetto sanguigno è molto presente. Quindi attenzione all'uso indiscriminato di antibiotici e di corticosteroidei, perché ovviamente è un soggetto che già ha un'ipercortisolemia, il sanguigno tendenzialmente un soggetto che ha l'ipercortisolemia alta, quindi se voi accentuate ancora di più con eccesso di cortisonici e antibiotici che vanno a sviluppare poi non solo un'antibiotica resistenza, ma poi creano dei sbiosi a carico dell'intestino, altro punto dolente del sanguigno, perché ha un intestino che molto facilmente va in seguito a disbiosi putrefattive. Quindi quindi evitare gli eccessi di carne, ma anche ovviamente gli eccessi di carboidrati. Sappiamo che oggi nei nostri prodotti industriali c'è un eccesso di carboidrati, sia in forma di cereali, di amido. Questo eccesso di carboidrati poi è responsabile non solo della disbiosi, ma anche dell'aumentare ancora di più, accentuare ancora di più questa ipercortisolemia, che poi è responsabile anche di quell'aumento di peso, di quella infiammazione cronica, di quella insulino resistenza che poi crea tutta quella, diciamo, disfunzione di smetabolismo, cosiddetta sindrome dismetabolica. Anche lui è soggetto a iperadrenocorticismo autoimmune, quindi si può avere un cushing. Molto spesso queste surrenali proprio sono presi di mira da processi autoimmuni. Ricordiamoci sempre di non iperstimolare questo sistema immunitario attraverso la produzione anticorpale, che appunto è dovuta a un eccesso di richiami vaccinali, quindi cercate di fare il VacciCheck, non vaccinate tutti gli anni, perché sapete che voi avete la possibilità di testare l'attività anticorpale attraverso il VacciCheck, quindi inutile iperstimolare questo sistema immunitario che poi alla fine si crea non grossi problemi, quindi atopie, malattie allergiche, malattie autoimmuni, quindi grossi problemi immunitari di cui questo soggetto già è predisposto da un punto di vista costituzionale. L'acantosis nigricans, anche questa è molto presente, un po' come nel bassotto, a livello ascellare, a livello inguinale, questa colorazione nerastra, perché proprio è il frutto di un'infiammazione cronica persistente a questo livello, molto spesso quindi soggetti atopici vanno soggetti a questa dermatite, lì bisogna agire con tutta una serie di bagni, molto probabilmente si devono fare dei bagni all'ozono, vanno benissimo. Delle pomate, delle creme che hanno un'azione sfiammante, ovviamente senza evitando lì dove è possibile il cortisone, oppure utilizzare il cortisone per tempi brevi, dove che puoi passare a dei rimedi meno tossici, come potrebbero essere i rimedi naturali.
anche l'omotossicologia ci aiuta in questo, ma soprattutto l'alimentazione, quindi scaricare questo fegato in sovraccarico. Il sanguigno, punto debole proprio del soggetto sanguigno, è proprio il fegato che va in sovraccarico, quindi bisogna scaricarlo con una serie di drenanti, che possono essere per esempio il carciofo, ci sono tanti, il cardomariano, il tarassaco, tutta una serie di rimedi che hanno la funzione di scaricare questo fegato in sovraccarico, ed è molto importante allorché proprio vediamo fenomeni congestizi un po' sparsi nei vari punti. Considerate che la congestione può prendere l'infiammazione, quindi queste tossine si possono andare a localizzare anche a livello articolare, quindi anche questi soggetti vanno soggetti quindi a artrite e perartriti proprio dovute a intossicazione da queste tossine che vengono messe in circolo. Ora, quindi, per chi avesse avuto dei sintomi neurologici che fanno pensare a un White syndrome, a una cosiddetta. È una White Shaker Syndrome, shaker perché è proprio tremolio, questo tremolio caratteristico proprio di queste razze, è proprio classico. A volte vedete questo tremolio di quest'arto molto spesso anche in seguito a situazioni stressanti, magari si eccita oppure si agita e comincia ad avere questi tremoli. Allora che si creano questi fenomeni, potete anche fare un test del DNA per vedere se è presente proprio diciamo, il gene di questa White Shaker Syndrome. C'è anche la miopatia degenerativa che potete escludere, e poi quelle altre malattie, tra cui l'ipertermia matigna, la miopatia degenerativa, dicevo, e la craniomandibolare osteopatia, cioè la CMO, quindi queste iperostosi che si possono creare a carico delle mandibole, che veramente sono molto fastidiose e poi creano non pochi problemi, perché soprattutto creano dolore all'animale. Pensate alla masticazione di questi soggetti. E poi ovviamente il punto debole, abbiamo detto, è la pelle. Quindi attenzione, attenzione a questo uso spropositato molto spesso di antiparassitari, a volte molto tossici. Io vedo soggetti che molto spesso in seguito all'uso di questi antiparassitari sviluppano veramente delle situazioni non poco tossiche. Ora, adesso io cercherò di dare la possibilità a tanti di voi di interloquire con me eventualmente, se avete delle domande, come rimedi, ecco, come rimedi, in che cosa direi, in primis, che cosa fare. Allora, in primis sicuramente cercare di sfiammare questa costituzione. Abbiamo tante possibilità, in primis con l'alimentazione, quindi l'alimentazione in primis ci deve aiutare a sfiammare, quindi, scusa, allora, ci deve aiutare a sfiammare il soggetto, quindi cercate di utilizzare magari dei rimedi che danno la possibilità all'organismo di potersi sfiammare. Abbiamo già detto più volte, no? Che sono soggetti che andando, diciamo, se vogliamo, molto spesso fate un largo uso di prodotti industriali. Questi prodotti industriali, abbiamo detto, hanno purtroppo la caratteristica di avere dei grassi magari non sanissimi, molto grassi, molto spesso questi grassi industriali già di per sé sono infiammatori, hanno molti omega 6 a discapito degli omega 3, quindi anche in questi soggetti, per esempio, aumentare, magari integrare gli omega 3 che cercano di ridurre questo stato infiammatorio. Perché che cosa succede? Un soggetto come il West Island, se non viene, soprattutto con l'età, con l'avanzare dell'età, se non si cerca di tenere questa infiammazione bassa, incominciano ad avere tutta una serie di problematiche che si riflettono non solo sulla psiche. Il soggetto può diventare anche irritabile, aggressivo, a volte anche diffidente, quindi da un soggetto focoso, passionale, diventa un soggetto a volte anche aggressivo. E inoltre, questa infiammazione poi nel tempo ci può dare una serie di problematiche, tra cui non solo quelle della pelle, che non sono da poco, ma anche situazioni, diciamo, disturbi, disfunzioni immunitarie che poi possono portare a tutta una serie di tumori. Per esempio, questi soggetti, soprattutto questi, ricordiamoci, quando vengono sterilizzati c'è uno stress da parte delle ghiandole surrenali. Quindi questo stress da parte delle ghiandole surrenali non fa altro che, in certo qual modo, andare a stressare ancora di più questa tiroide.
questa ghiandola surrenale. Quindi attenzione, attenzione, è molto importante che voi evitiate questo. Un'altra cosa che mi va da dire per poter integrare, diciamo, è la taurina. Perché la taurina? Perché essendo un soggetto cosiddetto sanguigno, è più soggetto, diciamo, a delle alterazioni a carico del cuore. Soggetto sanguigno è un soggetto che di per sé ha una base di ipertensiva, quindi è un soggetto che ha come punto debole proprio l'attività cardiaca, come tutti i soggetti sanguigni. L'altra volta parlammo del Golden Retriever, anch'esso un soggetto sanguigno, anche ovviamente il West Highland Terrier è un soggetto sanguigno. Quindi attenzione, quando parliamo di sanguigno, attenzione al cuore. Quindi la taurina è un ottimo supporto in questo, perché aiuta il cuore nella sua attività, ha anche un'azione in un certo modo rilassante le arteriole, quindi crea anche un certo abbassamento della pressione. Si possono associare tutta una serie di rimedi come il coenzima Q10, si possono associare anche delle piante con un'azione sedativa su questo cuore, e soprattutto cercate di fargli avere una buona attività motoria, perché è un soggetto che va sollecitato nel movimento, perché deve scaricare questa sua tensione, questa sua focosità, se vogliamo. Se non la scarica attraverso il movimento, attraverso magari un'attività ludica, ovviamente la scarica poi attraverso un leccamento continuo delle zampe, oppure magari si va a mordicchiare, perché incomincia ad avere quegli comportamenti ossessivi compulsivi tipici di un soggetto che non scarica la sua energia. Quindi un soggetto che deve scaricare molto, ha bisogno di molto movimento, ma d'altronde tutti i terrier hanno bisogno di scaricare questa energia. Se non la scaricano esternamente attraverso il movimento, ovviamente tutte queste tossine non riesce ad eliminarle in maniera giusta, e quindi subendo tutta una serie di problemi, tra cui oltre il fegato che deve cercare di eliminare tutti questi tossici, ma anche gli altri organi non riescono a eliminarli in maniera ottimale queste tossine, e quindi incomincio a peggiorare tutta una serie di situazioni, tra cui dermatiti, problemi intestinali. Sono soggetti che anche questi vanno soggetti a problematiche intestinali infiammatorie, perché ovviamente il sanguigno di per sé tendenzialmente è un soggetto che è infiammato, quindi si infiamma e si sfiamma continuamente. Quindi attraverso un'alimentazione, anche un mezzo digiuno, per esempio, questi soggetti va molto bene, proprio per scaricare questo eccesso magari di proteine. Molti di voi, per esempio, fanno la BARF, devono stare attenti a non eccedere troppo con le proteine. Allora, passata una mezz'ora, adesso cerchiamo di leggere qualche vostra. Allora, per quanto riguarda i problemi intestinali, Alessandra, vabbè, suppongo che tu hai un West Island. Beh, dovete stare molto attenti a evitare gli eccessi di carne, dicevo, eh? Eccessi di carne, e cercate di evitare, diciamo, che dire, di sovralimentarlo. Anche ridurre il quantitativo di cibo, già quello favorisce una sorta di detossificazione. Allorché poi si instaura già un problema infiammatorio intestinale, allora lì bisogna curare l'intestino, bisogna sfiammare quell'intestino. In che maniera? Ci sono tutta una serie di rimedi naturali, a volte si deve ricorrere ad un ciclo antibiotici, dipende molto spesso dalla gravità della situazione. Molto spesso sono soggetti che vanno anche incontro al reflusso gastroesofageo, quindi attenzione, soprattutto magari fare dei passi, soprattutto la sera, evitare di tenerli troppo a stomaco vuoto, perché poi possono avere poi problemi di reflusso, quindi iperacidità gastrica, che è una delle caratteristiche che va incontro molto spesso il soggetto sanguigno, questa iperacidità gastrica, un pochino come il bilioso. Abbiamo parlato in altre circostanze, per i soggetti biliosi nervosi hanno spesso questa iperacidità gastrica, ma soprattutto questo reflusso gastroesofageo. Al mio cane anziano 15 anni, femmina da poco sterilizzata, pastore dei Pirenei, vabbè, stiamo parlando però del West, io rispetto agli altri, se vuoi contattami in privato, ma adesso vorrei focalizzarmi sul West, perché quando parliamo di razze dobbiamo parlare solo e unicamente di quella razza. Allora, il mio West ha spesso problemi dalle orecchie, esatto, bravo. Giusto questo volevo dire. I West hanno molto problemi alle orecchie. Perché? Perché molto spesso, perché c'è un problema di base a livello intestinale, alimentare.
A volte sono soggetti che hanno reflusso, quindi nel reflusso c'è un'infiammazione del faringe, c'è un'infiammazione a volte anche del rinofaringe perché c'è questo reflusso e può infiammare attraverso i tubi eustachi anche l'orecchio. A volte anche l'eccesso di carboidrati aumenta la produzione di malassezza, vedi che molto spesso sono un cerume molto a volte denso nerastro, che è proprio tipico della malassezza, di cui questi soggetti vanno spesso incontro. Quindi oltre a curare l'orecchio che va pulito bene regolarmente con tutta una serie di sostanze schiumogene, dopo ovviamente accertatosi che il timpano ovviamente è intero attraverso una otoscopia. Quindi una volta accertato che il timpano è intero, quindi si procede a queste sostanze ceruminolitiche schiumogene, pulito bene l'orecchio, poi si intraprende una terapia a volte con argento colloidale, oppure a volte con dei complessi antibiotici cortisonici per un certo periodo di tempo, però curando la base del problema, quindi l'intestino, l'alimentazione. Quindi vedi che molto spesso associato a un'otite c'è anche una pelle che molto spesso crea pochi problemi, aumento di secrezione sebacea, magari un'infiammazione localizzata, congesta, perché vuol dire che c'è un sovraccarico di tossine. Il mio sempre vigile non dorme mai, è vero, è proprio una caratteristica di questi soggetti, però è anche importante farli rasserenare con una serie di sostanze che potrebbero essere, per esempio, degli adattogeni, qualcosa che calma un po' questo eccesso di dopamina, magari migliorando anche quella che è il sonno di questi soggetti, per esempio il magnesio potrebbe essere uno di questi. E aiutando soprattutto a sfiammare, quindi sfiammando, cercando di ridurre questa infiammazione di base, già si fa qualche cosa migliorando anche il sonno. Allorché poi i soggetti sono avanti con l'età, la melatonina può aiutare sicuramente. Buonasera dottore, hai fatto una puntata sul bassotto, sicuramente il bassotto lo faremo a settembre, è già in programma. La malattia come prevenirle? West Highland White Terrier. Watch and watch. Ah, ciao Nisad, stiamo parlando proprio delle patologie, sì. Allora, grandissimo, grazie, grazie Patrizia, grazie Claudio. Il mio West è allergico agli antiparassitari. Per prevenire la leishmaniosi esistono repellenti naturali che non macchiano il pelo bianco? Non è facile perché ovviamente sono i prodotti a base di NEM. C'è anche un prodotto con NEM e con dell'aglio, assenza di aglio, si può fare uso del collare all'ultrasuoni, purtroppo molti di questi, alcuni macchiano più o meno, dovresti cercare alcuni prodotti che macchiano di meno. È allergico agli antiparassitari, devi stare molto attento perché se c'ha questa ipersensibilità verso gli antiparassitari, a volte lo possono avere anche verso alcuni oli essenziali, ma non è tanto il problema dell'olio essenziale che già di per sé a volte sono anche fotosensibili, quindi devi stare molto attento. A volte sono gli adiuvanti che metto, i conservanti che metto in questi prodotti, quindi devono essere prodotti quanto più naturali possibile. Per esempio, fai uso per esempio del collare ultrasuoni, alcuni si trovano bene, e cerca di utilizzare più questi prodotti a base di NEM. Attenzione agli oli essenziali, perché gli oli essenziali, se è sensibile agli antiparassitari, a volte alcuni sono sensibili anche agli oli essenziali, soprattutto quelli puri, vanno ben diluiti, vanno ben formulati, quindi cerca di magari rivolgersi a una ditta seria. Io ho fatto fare un prodotto dove c'è del NEM e c'è anche dell'estratto di aglio, che l'aglio è molto, molto interessante come repellente contro le zanzare, quindi potresti utilizzare quello. Purtroppo mi rendo conto che è un problema molto grosso per l'allergia, per quei soggetti che hanno una grossa sensibilità, una pelle molto sensibile. Cercate di fare molto spesso dei bagni all'ozono e al nanobolle. Il nanobolle è proprio un nuovo criterio proprio di lavare i cani attraverso delle bollicine ultramicronizzate che hanno un'azione non solo detergente, quindi eliminando soprattutto questi detergenti come la clorexidina che sono già molto sensibilizzanti, quindi creano molta sensibilità nel soggetto,
irritazione, la clorexidina a lungo tempo può creare irritazione, inoltre poi ti toglie quello strato idrolipidico e già questo crea quella secchezza e quella maggiore sensibilità cutanea. Quindi bisogna agire con delle sostanze oleose, dei shampoo oleosi che non vanno a distruggere il film idrolipidico. Quindi facendo dei bagni con questa microbolle eventualmente associata all'ozono, sicuramente tieni a bada, ossigeni la pelle, che ha bisogno di ossigenarsi, ha bisogno di rigenerarsi, e lo puoi fare anche più frequentemente. Quindi in questo periodo, tenendo conto di antiperassitari, eviterei quelli tossici, assolutamente fai benissimo. Ricordati che lui è molto sensibile anche da un punto di vista neurologico, essendo un soggetto predisposto al White Shaker Syndrome e soprattutto a volte a delle encefaliti non purulente, quindi è un soggetto molto delicato per quanto riguarda la sfera nervosa. Malattie come prevederle? Vedo che molti ci chiamano dall'estero, mi fa piacere. Diciamo il protocollo Prota sta avendo molto successo anche all'estero, in Inghilterra, in Germania, molti soggetti, molti proprietari. Sì, mi ricordo perfettamente di Balù, Patrizia, mi ricordo perfettamente di Balù, uno degli Yorkshire che tengo a cuore, mi ricordo perfettamente la sua problematica. Dunque, sto guardando anche te, Enrico. Buongiorno, Caterina. Il mio Westy fa dieta casalinga ma non vuole mangiare le verdure, anche se frullate. Come posso fare? Può mangiare solo proteine? Ha le orecchie leggermente sporche, ha le lacrime rosse e ogni tanto si lecca le zampette. Può essere causato da un eccesso di proteine? Sicuramente sì. Brava, hai già acquisito queste nozioni. Ricordati che è un sanguigno. Il sanguigno quindi si infuoca, si riscalda, quindi attenzione quando fate i bagni. Ecco, a proposito di toilettatura, quando andate in toilettatura evitate di quel fono, il caldo eccessivo, quindi farlo asciugare soprattutto col getto d'aria, ma evitare il phon molto caldo addosso perché va a peggiorare terribilmente la situazione. In questa stagione, che è la stagione calda, è una stagione particolarmente, diciamo che crea non pochi problemi ai soggetti sanguigni perché il caldo proprio non lo sopportano. E nel caso tuo che non mangia le verdure, potresti utilizzare le verdure essiccate a fiocchi, che potrebbe essere un'alternativa, anche perché molto spesso queste verdure possono creare fermentazione, quindi il cane non le gradisce. Puoi aggiungere magari dei fiocchi di verdura essiccata nelle giuste quantità senza eccedere. E magari predilige un pochino più le carni bianche, magari del coniglio, del tacchino, eviterei il pollame che a volte può essere creare allergia, eviterei anche qui se c'è una sfonda allergica, quindi non sappiamo ancora, il pesce anche lì stare attento con questa istamina, e anche una riduzione di cibo con l'aiuto di sostanze che drenano il fegato, per esempio come il cardomariano, il tarassero, il carciofo, sono tutte le sostanze che alleggeriscono questo fegato e potrebbe essere in sovraccarico. Però hai fatto bene a dire che molto probabilmente stai dando un eccesso di proteine. Quindi attenzione con la casalinga, anche molto spesso, io vedo spesso soggetti, proprietari che fanno la casalinga dove c'è sempre questo riso, 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 riso. Il riso assolutamente non è il soggetto sanguigno. Privilegierei per esempio i fiocchi di orzo, andrebbero meglio, che è un'azione diciamo depurativa, rinfrescante. L'orzo è più rinfrescante rispetto ovviamente al riso, che aumenta terribilmente il picco insulinico. Quindi già sono soggetti che hanno una predisposizione all'iperinsulinismo, quindi a un diabete alimentare. Quindi aumentare in maniera eccessiva questo picco insulinico con il riso, che è responsabile proprio di questo picco insulinico, anche se dati i basmati, ma comunque eviterei nel soggetto sanguigno dare troppo riso. Molto spesso vedo diete dove c'è sempre il riso, carne, riso, pollo, riso, il riso è di base sbagliatissimo, anche perché poi aumenta terribilmente il peso, quindi sono soggetti che già tendono ad avere un sovrappeso, quindi attenzione, quindi eviterei il riso. I fiocchi, magari i fiocchi d'orzo, li potete dare ogni tanto, anche lì a seconda della situazione. Durante l'inverno si può agire affinché le dermatiti primarie e estive non avvengano solo con l'alimentazione, con l'aggiunta di preparati disintossicanti, giusto,
Bisogna fare una prevenzione in primavera, prima che avvengano queste situazioni. Ecco perché la medicina funzionale ha una sua validità, perché agisce di anticipo. Non dovete aspettarvi le dermatite, dovete agire prima della dermatite. Perché quando voi siete di fronte a delle situazioni infiammatorie, vuol dire che avete sbagliato qualcosa. Potete aver vaccinato troppo, avete messo antiparassitari tossici che hanno intossicato l'animale. Oppure avete fatto un eccesso di proteine, oppure un eccesso di carboidrati. O nell'uno o nell'altro avete intossicato il soggetto. Quindi dovete cercare di prevenire. Per la casalinga, proporzione giusta carboidrati, proteine e verdure. Allora, i carboidrati in genere non dovrebbero superare il 10%. Le verdure, anche lì, di intorno ai 10%, il resto sono proteine e grassi. Ovviamente, dipende sempre dalla tipologia del cane, cioè dalle caratteristiche di questo cane e le sue problematiche. Io mi rifaccio sempre a un soggetto sano che non ha problemi grossi, ma in genere non si dovrebbe superare più del 10%. Nel cibo industriale pensate che a volte si arriva anche al 40% e in più per cento, attenzione. Dunque, le malattie, come prevenirle? Sì, allora vediamo un attimino. La dieta ideale. La dieta ideale è sicuramente una dieta non con estruso, questo abbiamo già parlato più volte, quindi sono contrario agli estrusi. Il pressato a freddo può andare in alcune circostanze, alternato sempre a un'alimentazione naturale. Non parlo di casalinga perché a casalinga non mi piace il termine casalinga, mi piace alimentazione naturale. Pensate, quando voi cuocete un qualcosa, andate a denaturare le proteine, quindi perdono quel suo valore nutrizionale. Quindi la cottura, il concetto è proprio la cottura che è sbagliata. Quindi parlerei quindi eventualmente di essiccati, già gli essiccati mi vanno meglio rispetto ovviamente all'estruso, che secondo me è di quanto peggiore ci sia. E poi ovviamente l'alimentazione, l'alimento naturale, quindi poco cotto, le materie prime, ovviamente la carne, in alcune circostanze le uova, il pesce in alcune circostanze, allorché, il soggetto tolleri un certo carico di istamina. Ovviamente la dieta è qualcosa che va fatta attraverso dei consulti, voi sapete che faccio i consulti online, potete acquistare le consultazioni attraverso il mio sito www.alessandroprota.it. La consultazione ovviamente deve avvenire dopo che si è visto tutta una serie di cose, dovete mandare un video, dovete mandare eventualmente la scheda di questo cane, le sue problematiche, perché altrimenti non si può fare una dieta. È proprio importante in relazione alla dieta sapere il tipo di costituzione. Quindi voi adesso già sapete che il vostro soggetto ha tendenzialmente un biotipo sanguigno linfatico, perché ci sono dei soggetti che col tempo ovviamente tendono ad aumentare di peso, quindi vanno verso il linfatico, quindi è un soggetto misto, quindi carbosulfurico lo parliamo. Perché? Perché difficilmente noi abbiamo un biotipo puro, difficilmente abbiamo un sanguigno puro, un nervoso puro. Un sanguigno puro potrebbe essere per esempio il pitbull, mi viene in mente il pitbull muscoloso, la faccia squadrata, quello potrebbe essere un soggetto puro, però il sanguigno, per esempio il West di sanguigno ha la conformazione, la struttura calea è tendenzialmente brevilineo, quindi difficilmente avete un sanguigno longilineo con la struttura armonica delle gambe affusolate, quindi la struttura morfologica è fondamentale per la classificazione. Ricordatevi che per acquisire qualche concetto, ovviamente sto facendo un libro e spero che uscirà più presto sulla biocostruzione, sulla biotipologia del cane. Per farvi un'idea, potete andare sul mio sito e scaricarvi la scheda per andare a fare un questionario per valutare il biotipo del vostro cane. Perché ovviamente sto parlando anche soggetti meticci, ovviamente che hanno un po' di quello, un po' di quello. Quindi cercate di stabilire un vostro biotipo del cane, perché poi vi renderete conto di tante cose. Soltanto con la conoscenza del biotipo voi potete prevenire con la giusta integrazione, quindi medicina di anticipo, perché la vera medicina è quella che ti previene la malattia. Quando stai in malattia vuol dire che qualche cosa non è andata. Allora, per la dieta casalinga, proporzione giusta, abbiamo detto, la mia minù, quando aumentano sul mantello si formano delle chiazze. Perché il pelo cade? Perché sono delle follicoliti praticamente. Che cosa succede? Si forma del siero, in questo siero poi questa volta si forma del pus, si forma una crosticina, si stacca la crosticina, a volte rimangono delle zone
diciamo, a moneta che sembrano delle micosi, ma in realtà sono delle follicoliti. Quello proprio è un impianto di germi che avvengono su una dermatite, è una sorta di follicolite, un pochino come se fosse un po' una forma acnoide, ovviamente, quindi si forma del pus in quel punto, si forma poi la crosta e poi si stacca. Ovviamente voi vedrete dei punti dove ci sta meno il pelo, quindi ecco perché follicolite, perché è proprio la formazione tarlata, come se fosse tarlato, no? È proprio perché dentro, sotto la pelle, si è formato un po' di sera, si è infettato, si è formato il pus e poi si è formata la crosticina. Quindi sono sintomi tutti di tossine che vogliono essere eliminate dalla pelle. Guardate che la pelle, noi quando andiamo a vedere una situazione di pelle, un'infiammazione, non dobbiamo pensare di tamponare, di bloccare quella dermatite con l'antibiotico, con l'antinfiammatorio. Adesso ci sta l'Apo, quello che ovviamente appena c'è una dermatite per combattere il prurito tu fai l'Apo, questa è poi. No, dovete andare a combattere la causa, perché quello che voi vedete esternamente è un qualche cosa di malato che sta internamente, cioè è l'organismo che vi sta facendo vedere delle cose. Voi dovete cercare di leggere quei segni, non di bloccare quei segni. Questo è il concetto della medicina sbagliata. La medicina sbagliata è una medicina che blocca, cioè ti vuole bloccare quel segno. Invece tu lo devi andare a valutare quel segno per evitare che si riformi. Vitami ha detto che questi sono soggetti a tratto orientale. L'uso del laser aiuta, come si può prevenire, ossia ritardare l'eventuale intervento con anestesia? Allora, la produzione di tratto orientale avviene soprattutto in quei soggetti in cui hanno una cattiva, masticano poco, il duro. Quindi i soggetti devono essere abituati a masticare e poi sono soggetti spesso a reflusso gastroesofageo. Che cosa succede? Questo acido va a infiammare non solo le gengive, ma anche va a togliere lo smalto dei denti e quindi rende la superficie più aggredibile da parte dei batteri. Allorché poi non c'è una buona masticazione, perché magari fanno uso di croccantini oppure di alimento morbido, allora ovviamente viene meno quell'attività meccanica e favorisce l'eliminazione del tartaro. Per prevenire, sicuramente adesso ci sono degli spazzolini ultrasuoni che voi potete applicare localmente, incominciano a ammorbidire un pochino il tartaro, poi con un raschiettino potete toglierlo tranquillamente. Oggi anche dei toilettatori lo fanno questo lavoro, ovviamente loro si devono limitare soltanto all'asportazione del tatto, non posso fare quello con gli ultrasuoni, però se voi lo fate con una certa metodicità, ovviamente eviterete poi l'uso degli ultrasuoni con l'anestesia, ok? Che là poi va messo in anestesia, ma se voi siete diciamo costanti, ogni settimana pulite, potete anche pulirlo con una banale garzetta con del bicarbonato e dell'olio di cocco, andate a strofinare sul dente e lo fate con una certa regolarità. Se lo fate tutti i giorni, meglio ancora. Allora, cosa fare in presenza di cistite? In presenza di cistite, eliminare i tossici che possono alimentare questa cistite, quindi antiparassitari, sostanze tossiche, migliorare l'attività intestinale, perché una disbiosi intestinale si va poi a ripercuotere sulla cistite. Si possono utilizzare dei rimedi naturali, per esempio come il cranberry, il mannosio per evitare l'attacco di questi germi. Si possono fare dei cicli con delle tisane, diciamo, che hanno un'azione astringente sull'infiammazione della cistite. E ovviamente quando poi ce n'è bisogno si devono fare dei cicli di antibiotici. Ma se si cura bene l'intestino, sicuramente ne giova moltissimo la vescica. Quindi quando si parla di cistite, curare sempre l'intestino, ovviamente l'alimentazione, e togliere ovviamente tutto ciò che va a infiammare la cistite, quindi in primis ovviamente antiparassitari, è la prima cosa. Non so se ho risposto Claudia. Allora, si possono somministrare cardomariana, tarassolo in tisana tiepida come per neumani? Sicuramente, sicuramente. Potete andare tranquillamente dal vostro erborista, farvi fare una tisana epatica, cardomariana terrassa, ovviamente la quantità sarà una tazzina in quel caso là, no? Gli darete una tazzina da caffè, soprattutto la sera, perché il fegato si depura di notte. Oppure potete ovviare alla tisana con tutta una serie di rimedi. Oggi in campo di medicina funzionale abbiamo dei rimedi molto formulati molto bene. Si possono utilizzare i funghi, non dimentichiamoci che i funghi sono eccezionali come diciamo, epatoprotettivi.
che hanno anche un'azione adattogena, sfiammante, per esempio il reishi mi viene in mente, è eccezionale in questi soggetti, che va a sfiammare, ha un'azione anche tonica sul cuore, tiene a bada anche la prostata, quindi il reishi secondo me è veramente il fungo di questa costituzione, di questo biotipo. Allora, direi che abbiamo altri 5 minuti, 5 minuti, vediamo un pochino le ultime domande. Allora, vediamo, 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 per quelli che non hanno risposto cercherò di rispondere poi in seguito. Allora, c'è una persona che mi chiama dall'estero, però non riesco poi a risponderla. Allora, vediamo un po'. Beh, allora direi che... Dunque, se avete altre domande... Comunque, ricordatevi questa trasmissione. Ciao Ticari, ciao Claudia, quindi vi saluto. Vi ricordo comunque che questa diretta viene messa registrata sulla mia pagina Facebook, quindi potete condividere soprattutto con i vari gruppi di questi, so che sono moltissimi. E molti vedo che possono spesso queste dermatiti, queste situazioni dermatologiche, ma là non basta soltanto mettere un po' di argento colloidale, non dovete pensare a combattere in quel momento la dermatite, dovete rendervi conto per quale motivo questo oggetto ha avuto lo sfogo. Allora, se voi fate se fate un back, più o meno andate indietro nel tempo e vedrete che sicuramente avrete fatto qualcosa di sbagliato. Soggetti che magari avete messo l'antiparassitario, dopo 2 o 3 giorni cominciano queste dermatiti, allora lì l'antiparassitario bisogna stare attenti. Voi direte: ma come facciamo con l'antiparassitario? Ovviamente ci sono una serie di escamotaggi, soprattutto cercate di utilizzare quelli meno tossici, meno aggressivi, meno che infiammano. Molto probabilmente sarà qualche veicolo, qualche cosa che il cane non sopporta. Allora, cistite va bene, urossina. L'urossina va molto bene, è molto indicata in questi casi. Ci sono anche dei preparati che vengono associati al cranberry, che è anche molto utilizzato per le cistiti ricorrenti, ma ricordate che a volte sono dei cistiti interstiziali, cistiti interstiziali che a volte hanno anche una componente autoimmune. La componente autoimmune, allora in quel caso là dobbiamo cercare di agire sul sistema immunitario. In che maniera? Beh, c'è tutta una serie di rimedi, anche omeopatici, che cercano di riequilibrare questo sistema. Allora, gli stessi funghi, per esempio, hanno un'azione di riequilibrio del sistema immunitario, perché abbiamo poche armi a disposizione per riequilibrare un sistema immunitario. Quindi il cortisone e l'antistaminico sicuramente non fanno a caso nostro, ma dobbiamo rimodulare questo sistema immunitario. Per esempio, i funghi agiscono in questo senso, rimodulano, cercano un'azione modulante. Poi, abbiamo tante altre, per esempio io faccio l'ozono, a me piace moltissimo l'ozonoterapia, anche l'autoemoterapia, la piccola autoemoterapia ha un'azione di rimodulare il sistema immunitario. Si possono fare anche dei lavaggi vescicali, nel maschio si possono fare con una certa frequenza, nella femmina è un po' più difficile fare dei lavaggi con dell'acqua ozonizzata, quella è un'azione molto importante sia come antinfiammatorio che antivirale, antibatterico, insomma a largo spettro diciamo. Molti soggetti hanno giovamento proprio con questi lavaggi vescicali. Il cardomariano si può dare, Maurizio risponde a te, il cardomariano si può dare anche in capsule, a volte si possono aprire queste capsule e si possono mettere anche nel cibo, quindi volendo si può anche mettere nel cibo. A volte invece per il soggetto, se avete la possibilità di mettere un pochino di bresaola, un po' nella sottiletta, lo fate scendere giù in bocca così. Dove li trovo sotto forma di... Ah, i funghi si trovano, sono incapsulati, generalmente intorno ai 400-500 mg, ci sono tantissime case, dovete andare sempre alle case quelle più accreditate, perché attenzione ai funghi, non andate a risparmio sui funghi, perché i funghi devono essere di qualità, devono essere ovviamente allevati in maniera biologica, in serra, quindi in maniera biologica, perché il fungo assorbe tutto dal terreno, quindi anche eventuale radioattività. Quindi devono essere biologici. Ci sono tantissime case, molte aziende associano più funghi, per esempio i reishi, l'ericium, abbiamo parlato per esempio di problematiche intestinali, l'ericium è proprio specifico per le problematiche gastrointestinali, quindi allora che abbiamo gastrite e enteriti importanti, l'ericium ci può aiutare. Il reishi come antinfiammatorio e modulatore dell'infiammazione ha un'azione un po' cortisone simile, quindi sicuramente... Ve lo posso diciamo,
ve lo suggerisco, e soprattutto quando si parla di funghi bisogna iniziare con una certa gradualità, ok? Quindi non, magari si associano al cibo, perché l'ideale sarebbe dati a digiuno, lontano dalle paste, però molto spesso possono dare un po' di pesantezza, a volte non lo sopportano bene, possono dare dell'aria. In tal caso a volte si possono quindi aggiungere al cibo. Ha un odore tipo di terra, alcuni lo gradisco, altri un pochino meno. In quelle circostanze proprio deve mettere anche un po' di brodo e spruzzargli in bocca, insomma. Bene, allora direi che è passato anche questa volta il nostro tempo a disposizione. Abbiamo parlato di questa razza, a mio avviso molto interessante. Io vi esorto, vi spingo a interessarvi di queste costituzioni, che poi è quello che caratterizza un po' il mio protocollo, quell'integrazione, quindi un'integrazione specifica in relazione al tipo di razza, quindi al tipo di costituzione. Quindi oggi abbiamo parlato di questo soggetto sanguigno, quindi magari andatevi a vedere le caratteristiche del sanguigno. Ripeto, sto facendo questo libro, ci sto mettendo molta passione in questo libro, e pensate che non c'è una cosa simile ancora, nessuno ci ha pensato a questo, quindi ci tengo molto a questa cosa, perché è veramente una cosa particolarissima, quella proprio della biotipologia in ambito cinofilo, quindi per le razze canine. Ovviamente ogni biotipo avrà la sua integrazione, avrà la sua dieta, quindi specifica per quel tipo di costituzione, per quel tipo di metabolismo e per quel tipo di assetto ormonale, perché ogni soggetto, ogni cane ha un suo assetto ormonale che lo caratterizza. È soltanto andando ad anticipare eventuali poi scompensi di queste costituzioni, noi possiamo fare una vera prevenzione. Quindi, vi esorto a continuare a studiare, ripeto, per coloro che poi vogliono contattarmi in privato, posso farlo tranquillamente sul sito www.alessandroprota.it, ci sono tutte le modalità per avere una consulenza privata. Alla prossima, ciao, grazie.